Fatemi fare una premessa. Bonsoir à tous, je vous présente le site web de l'Union Valdôtaine Progressiste. De moi. Bien sûr, il est loin d'être un site complet, mais il est quand même un espace web ouvert à tout genre de suggestions qui viennent du peuple et surtout un espace pour partager et discuter les idées, le présent et l'avenir du pays Valdôtain. Il y a un espace physique, il y aura un espace physique. Ceci est un espace virtuel ouvert 24 heures sur 24 où les gens peuvent consulter les documents et les activités du mouvement. Surtout, on peut contribuer à améliorer l'action politique avec un instrument des commentaires, entre autres, bien sûr, qui est très important pour le mouvement, dans l'esprit de l'ouverture de la démocratie directe, de la responsabilité de tous les citoyens du Val d'Ost et pour la création d'un pays uni et progressiste. Pour la première fois dans l'histoire de la politique valdôtaine, on peut contribuer directement à l'action politique et à mon avis, est une révolution extraordinaire. Alors, entrando nel merito tecnico, un po' più tecnico, quello che vedete scorrere, che è la cosa che colpisce di più, sono gli articoli più recenti in merito all'attività del movimento. E se si mette il mouse sopra, si ferma per focalizzare l'immagine e per capire a grandi linee il contenuto, che è riassunto qua nella parte destra. Se si porta fuori da quel campo il mouse, riprende di nuovo il movimento della slide. Abbiamo tenuto, scusatemi, ho dei problemi con il mouse, eccoci. Abbiamo delle frasi chiave attraverso le quali il movimento agisce, si ispira, no? Delle frasi di Émile Chanoux che sono ancora di grandissima attualità. Dopodiché seguono tutti gli articoli che vengono inseriti man mano che succede qualcosa o che il movimento vuole dire alla gente. Cliccando sul leggi tutto, mi sa che la connessione, ci siamo arrivati, la connessione è un po' lenta, viene letto, c'è la possibilità di leggere l'articolo intero. E strumento molto importante che avete è quello di lasciare un commento. E questo è sicuramente un modo per dire la vostra opinione in merito a quello che all'azione che stiamo svolgendo. Come va? Ovviamente si ritorna sempre sulla pagina principale cliccando su OK oppure sul logo del sito, sul logo del partito. Che dire ancora? Qua avete un resume degli articoli recenti e dei commenti recenti relativamente agli articoli scritti. Questo è un archivio, queste sono cose di carattere tecnico. Altro strumento importantissimo è il calendario. Cliccando su questa, scusate, la connessione è un po' lenta. Adesso lo vedete scritto in inglese, poi riusciremo a correggerlo magari in lingua, a tradurlo in lingua francese. Come vedete l'evento di oggi viene riportato e cliccandoci sopra si apre poi una pagina relativa con un approfondimento su quello che succede nell'evento stesso. E ovviamente non mancano i link ai social network, Facebook, e qua bisogna fare il login per chi ha un account di Facebook e viene subito monitorata l'attività della pagina web, di quello che succede nella pagina web del sito, e lo stesso vale per Twitter, noi non stiamo ancora twittando ma twitteremo. Qui invece c'è un accesso diretto
questo ovviamente permette di fare tutta questa operazione senza abbandonare il sito, mentre se si vuole fare un accesso diretto a Facebook o a Twitter si clicca su questi loghi qua. Abbiamo il nostro canale YouTube, per il momento è ancora privo di video da proporre, ma vi assicuro che sarà ricco di contenuti. Abbiamo un modulo per i contatti dove sono i campi obbligatori, ovviamente il vostro nome e cognome, o anche solo un nome, non è necessario. Il telefono se volete metterlo, l'oggetto e il messaggio del vostro. Potete anche attaccare, cioè fare inviarci dei file attraverso questo strumento, questo campo qua. E che dire ancora? Ok. Per lei per adesso va bene, tanto siamo in costruzione. Sì, comunque grazie. Grazie Giorgio. Bene, passo la parola a Claudio Brevi. Vi do anche alcune anticipazioni. Claudio ci darà alcune indicazioni sulla siamo diventati da oggi promotori, siamo soggetti promotori di un movimento in pochi, e poi lui vi spiegherà cosa succede e lo statuto attuale, è comunque in questo momento il nostro primo presidente, altrimenti non ci potremmo muovere, quindi gli farei un applauso anche di caloroso. Ci sarà in seguito una parte ancora più interessante, perché vi presenteremo, ecco, il nostro manifesto. A Claudio la parola. Merci, bon sacuet. Ho domandato di scusare mon chou, ma è pas facile davanti a 300 persone, soprattutto nel momento che mi considero storico come si. Ma tâche de vous présenter le contenu du statut che nous devons approuver per la constitution de l'Union européenne progressiste. La première chose que je tiens à dire, que ce statut est un statut qui est le résultat d'un travail qu'on a fait en équipe, une équipe qui s'est formée après la réunion de Phoenix, et une équipe à laquelle ont adhéré beaucoup de personnes, et même trop, il y en avait beaucoup qui voulaient travailler, il a fallu choisir des groupes de travail. Je voudrais remercier à ce propos surtout Alex Michelet et Corrado Feriani qui, avec le sous-signé, ont rédigé cette ébauche de statut. Deuxième aspect très important à souligner est que celui-ci est un statut ouvert, c'est-à-dire qu'en ce moment, il est utile pour créer, pour faire naître l'Union européenne progressiste, mais dans les prochains jours, on le mettra sur le site et tout le monde, tous et vous toutes, et tous ceux qui le voudront, auront la possibilité de faire des propositions, des intégrations, proposer des modifications. Et cela dans l'esprit d'ouverture et de la plus ample participation qui est dans l'intention de ce nouveau mouvement. Il faut dire aussi que du point de vue technique, aujourd'hui, l'Union européenne progressiste naît et le statut, et donc tous ceux qui signeront le statut seront les membres promoteurs du statut. Et puis le 26 de ce mois, il y aura à Aimaville l'assemblée fondatrice de l'Union européenne progressiste. Et là, tous ceux qui voudront être membres fondateurs de l'Union européenne progressiste pourront participer et signer le statut. Un statut dont je vous rappellerai les principes qui sont à la base de celle que devrait être l'action de l'Union européenne progressiste. Mais tout d'abord, je voudrais vous souligner quelques éléments que je considère importants et qui sont insérés dans le statut, importants pour la future vie démocratique de l'Union européenne progressiste. Tout d'abord, on a prévu la possibilité de s'inscrire à l'âge de 16 ans. Et là, c'est un petit signal pour les jeunes, un petit moyen pour
tant'è de le rapprocher à la politique. Puis, le statut prévoit trois organes, le président, le comité de direction et l'Assemblée. Et l'Assemblée pourra se dérouler aussi par téléconférence, par vidéoconférence et aussi par chat. Donc là aussi, la plus ample possibilité de participer. Naturellement, avec des précautions, il faudra que les personnes qui participent par chat ou d'autres moyens soient bien identifiées. Et puis, il y aura aussi un règlement pour l'adhésion à l'Union européenne progressiste, et là aussi sera un règlement le plus ouvert possible. C'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de s'inscrire à l'Union européenne progressiste, mais aussi d'être des sympathisants, et en tant que sympathisant, participer quand même au débat et aussi à certaines décisions. Mais le cœur du statut, bien sûr, sont les principes et les valeurs qui devront être la base de ce nouveau mouvement. Et donc, je vais vous les lire et les commenter réellement. Version italienne. L'Unione Valdôtaine progressiste è un movimento politico fondato sui principi di democrazia e libertà scaturiti dalla resistenza e dalla lotta di liberazione antifascista e sui valori dell'autonomia e del federalismo globale in un'Europa dei popoli. Allora, se è vero che la storia dell'autonomia valdostana affonda le sue radici nei secoli, a partire dal 1191, è anche vero che grazie alla rinascita civile e morale seguita alla lotta di liberazione antifascista che è stato possibile dare corpo a questa autonomia. E quindi secondo me è giusto ricordarlo tra i principi fondatori di questo nuovo movimento. Quando si parla di federalismo globale si parla di rispetto per tutte le culture, di unità della diversità, si parla soprattutto di diritti dell'individuo, si pone la persona al centro dell'interesse dell'azione del movimento e dell'azione politica. E questo è un altro elemento forte che vogliamo sottolineare. Secondo articolo, chiamiamolo così, di principi. L'Unione Valdôtaine progressista pone al centro della propria azione politica la persona umana e ne difende la dignità, la libertà di opinione, di espressione e di azione. Beh, vale quanto detto sopra, questo è un principio che abbiamo voluto sottolineare con forza, anche al costo di ripeterlo, perché è un principio universale, perché è un principio fondamentale di ogni democrazia ed è un principio del quale dobbiamo riappropriarci e riaffermare con forza. Terzo, l'Unione Valdôtaine progressista opera secondo principi di pluralismo, inclusione, tolleranza, solidarietà e integrazione sociale ed economica. Sono termini anche questo che evocano principi fondamentali di ogni democrazia e che naturalmente sono rivolti a tutti i componenti della società valdostana, ma soprattutto a quelli che rappresentano le fasce più deboli. Questo articolo richiama anche di nuovo i temi del confronto, i temi della partecipazione, e rimanda all'articolo successivo che dice: l'Unione Valdôtaine progressista valorizza e diffonde l'identità storica, culturale e linguistica valdostana e favorisce al contempo il rispetto e la libera espressione delle altre culture e lingue presenti nella comunità. A questo proposito io credo che oggi, credo l'abbia già detto Luciano, essere valdostani non è solo un fatto che attiene alle origini, ma è soprattutto una questione di adesione morale, adesione sentimentale, adesione culturale alla storia e alle peculiarità del popolo valdostano. Essere valdostani è veramente amare profondamente questa terra e credo che l'unico modo per conservare la nostra cultura sia quello di diffonderla, di contaminare gli altri, quelli i nuovi arrivati, e in qualche modo anche sperimentare nuove formule inclusive che in qualche modo portino una sintesi che non faccia perdere l'originalità e la peculiarità della nostra cultura. Successivo, l'Unione Valdôtaine progressista promuove, sostiene e favorisce la partecipazione diffusa dei e delle proprie aderenti, dei e delle proprie simpatizzanti, dei e dei cittadini valdostani e la partecipazione diffusa, qua c'è un errore forse,
e l'azione politica amministrativa e orienta le proprie decisioni attraverso i metodi del confronto e della massima condivisione. Allora credo, qua è già stato detto e ripetuto, la crisi della partecipazione oggi deriva principalmente dallo svuotamento dei valori della politica e i partiti oggi, invece di essere soggetti che dovrebbero rappresentare le istanze della società, spesso sono soggetti che gestiscono meramente il potere. Eppure è solo attraverso la partecipazione che ogni persona in qualche modo ritrova la sua identità e partecipa al destino di una collettività. E quindi la fuga dalla politica oggi è un errore, perché in realtà favorisce solo poi gli interessi particolari, gli interessi di poco, gli interessi di casta, e a scapito dei valori e degli interessi della collettività. L'articolo successivo: il nuovo Vaticano progressista opera per favorire lo sviluppo culturale, economico e sociale della comunità valdostana, anche attraverso il sostegno e un più forte coinvolgimento attivo dei giovani e delle donne, la valorizzazione del ruolo della famiglia, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato, la produzione e la diffusione della conoscenza, il supporto al tessuto economico e imprenditoriale e i servizi alla persona. È un articolo che richiama un po' quelli che saranno i problemi del prossimo futuro, perché chiunque governerà questa comunità, la Valle d'Aosta, sicuramente si troverà di fronte a problemi e a prospettive inediti e dovrà dare risposte e fare i conti con drammi sociali, col disorientamento di una comunità che, come tante altre, è stata colpita ed è ancora colpita duramente dalla crisi, oltre al fatto di dover affrontare questi attacchi sempre più virulenti all'autonomia. E per questo che credo che il messaggio del nuovo Valdostano progressista non può essere solo quello di rottura rispetto a un sistema e la proposta di un altro sistema, ma il nuovo Valdostano progressista dovrà anche offrire soluzioni e prospettive ai grandi temi contemporanei. Nell'articolo si parla anche di giovani, di donne, e sono soggetti un po' buoni per ogni stagione, nel senso che in politica si citano sempre, e salvo poi dimenticarsene spesso subito dopo. Io credo che starà a noi dimostrare di essere capaci veramente di coinvolgere donne e giovani nella nostra azione politica. L'Unione Valdostana Progressista orienta la propria attività politica e amministrativa sulla base dei principi di trasparenza e sostenibilità economica, sociale e ambientale. Trasparenza è il diritto di ogni cittadino di sapere esattamente cosa fanno gli eletti e cosa fanno anche i rappresentanti del proprio movimento, del proprio partito. Tutte le decisioni vanno sempre date con chiarezza e tempestività. La sostenibilità è un concetto, ma è anche un principio. E oggi qualunque azione politica, secondo me, non può prescindere da una valutazione degli impatti ambientali, economici, sociali e l'uso delle risorse pubbliche comporta. E quindi abbiamo ritenuto di inserirlo tra i valori da portare avanti. Penultimo articolo: il nuovo Valdostano progressista promuove e sostiene il lavoro come valore sociale, attraverso il quale le persone possono sviluppare le proprie speranze, capacità, competenze e relazioni umane. Parlare di lavoro oggi in un momento così difficile può apparire retorico, però credo che anche da questo punto di vista considerare un valore sia comunque doveroso. È un valore perché il lavoro è il modo attraverso il quale le persone sviluppano le proprie speranze, le proprie capacità, le proprie competenze, le proprie relazioni umane. Naturalmente è un lavoro che deve essere conquistato al di fuori delle logiche dello scambio e del favore. È un lavoro che mai come oggi è fondamentale per dare dignità e speranza alle persone. E l'ultimo: il nuovo Valdostano progressista afferma il valore e la necessità di un'azione politica guidata dall'etica della responsabilità verso la comunità valdostana attuale e futura, capace di porsi all'ascolto, di guardare lontano e di tracciare un cammino per l'avvenire della Valdostana. Questa è semplicemente la capacità di guardare un po' oltre, capacità di chi opera in politica di non guardare solo alla prossima scadenza elettorale, ma di disegnare un vero progetto per il futuro di una comunità, come
recita il nostro manifesto che leggeremo tra poco. Chers amis, voilà comme cette première cellule de travail, avec la collaboration de tous, a voulu vous présenter ce statut, ses principes, ses valeurs, et que nous vous proposons aujourd'hui comme base pour l'action politique de l'Union européenne progressiste. C'est à vous maintenant de juger, de faire des propositions, des modifications, des intégrations. Vous avez le temps, vous en avez la possibilité. Je me souhaite personnellement que ces piliers idéaux que nous avons insérés dans ce statut puissent vraiment représenter une nouvelle maison commune pour les Vadotins et que tous les Vadotins puissent se retrouver et ensemble partager un vrai projet pour le futur de notre commune. Merci. Bruno che vi leggerà il manifesto del Nuovo Adotene Progressista, che è sostanzialmente la sintesi dei principi e dei valori che ho appena tentato di spiegare. Grazie. Val de Thun, pour notre vallée et pour son avenir, levons la tête bien haut. Face à la dérive des principes qui sont à la base de notre histoire et de la vie démocratique de notre communauté, reprenons nos libertés, liberté d'opinion, d'expression et d'action. Soyons libres d'être, connaître, parler, juger, choisir et agir. Retrouvons le respect des droits et de la dignité de la personne. Promouvons le pluralisme, la solidarité, l'inclusion et la tolérance. Val de Thun, défendons notre terroir, notre autonomie, nos institutions, nos communes, notre histoire, notre culture, nos valeurs, notre identité, nos langues, le droit au travail et les réels intérêts du peuple Val de Thun. Retrouvons la plus ample participation et confrontation. Donnons plus de confiance aux jeunes et aux femmes, dans un fort esprit de renouvellement, sans oublier l'expérience. Travaillons ensemble pour la croissance culturelle, économique et sociale de la Vallée d'Aoste et des Val-d'Autun. Val-d'Autun, regardons loin et choisissons notre avenir. Bâtissons un vrai projet pour le futur de notre communauté. Réunir, réussir.